bentornato Don Arturo, grazie come sempre per esserci. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Don Arturo, ho iniziato dalle parole del Papa, continuo con il vostro slogan, quello della 58esima giornata delle comunicazioni sociali, 12 maggio 2024, intelligenza artificiale e sapienza del cuore, per una comunicazione pienamente umana. Ce lo spiega un po', che significa sapienza del cuore? Allora, innanzitutto sì, domenica Ascensione del Signore celebriamo, così come da tradizione, la giornata per le comunicazioni sociali. Quest'anno il Papa ha messo in evidenza proprio l'intelligenza artificiale, un tema molto attuale, un tema dove tutti siamo pienamente coinvolti. Nessuno di noi può dire che non è coinvolto, perché anche se non si sa, comunque l'intelligenza artificiale già noi la utilizziamo. Innanzitutto il Papa afferma di non preoccuparsi di fronte a questa nuova tecnologia, perché è una tecnologia appunto che ci porta al progresso, anche se il progresso non è sinonimo di civiltà. Però il Papa ci chiede ancora una volta di comprendere che cosa sia questa intelligenza artificiale, non tanto comprenderne la tecnica, ma saperla utilizzare. Per questo parla della sapienza del cuore. Non dimentichiamoci che dietro a uno schermo c'è sempre l'uomo, e chi risponde, chi interagisce sempre con questo schermo è l'uomo stesso. Non è un caso che il Papa sottolinea il termine compassione, anche perché potremmo utilizzare un termine che viene utilizzato nelle scienze umane come empatia. L'uomo è fatto di relazioni, internet, il web è fatto di relazioni, di connessione di dati, l'uomo è fatto di relazione, connessione tra uomini. E quando questo strumento, in questo caso l'intelligenza artificiale, viene utilizzato per la relazione umana, ecco che sì, c'è la sapienza, perché comunque l'uomo è fatto di cuore, è fatto di ragione, e quindi è importante che sappia utilizzare questo strumento, ma nello stesso tempo non si dimentichi chi è l'uomo. Infatti il Papa chiede comunque, in questa stessa lettera, in questo messaggio, chiede ad ogni uomo di non dimenticarsi la sua natura. Noi perché siamo uomini? Siamo uomini perché vogliamo entrare in relazione. Don Arturo, in poche parole, facendo la domanda diretta sul perché la Chiesa si interessa dell'intelligenza artificiale, c'è paura che si perda qualcosa, si perda l'essenza della comunicazione tra uomini, si perda l'essenza dei messaggi che appunto derivano dal cuore? La Chiesa si interroga perché, come sempre, la Chiesa fa parte del mondo. Non esiste la Chiesa e il mondo, ma la Chiesa è nel mondo, e anche noi come Chiesa utilizziamo l'intelligenza artificiale, se non è semplicemente determinate piattaforme. Ma comunque siamo dentro a questo mondo, e quindi non possiamo non interessarci dove noi viviamo. È vero che c'è preoccupazione, infatti questo messaggio è rivolto sia agli operatori della comunicazione sia agli utenti della comunicazione stessa. Però il Papa sottolinea dicendo appunto non vediamo questo come qualcosa di negativo, ma come qualcosa di positivo, perché la comunicazione fa parte dell'uomo. È vero, la relazione tra uomo e uomo è una relazione sempre viva, sempre pronta a interrogarsi, perché quando noi entriamo in relazione con un'altra persona comunque ci interroghiamo, perché non è la semplice relazione, una semplice discorso, dialogo. Comunque quando si entra in dialogo ci si interroga, ma nello stesso tempo, siccome esistono queste piattaforme, esiste il digitale, non si dice più virtuale, ma si dice appunto digitale proprio perché sono dei veri e propri ambienti, è bene che la Chiesa sappia stare in questi ambienti, possa non snaturare la sua missione, cioè la comunicazione del Vangelo, la comunicazione della buona notizia. Don Arturo, non so se lo abbia già fatto, magari per gioco soltanto o per curiosità, oppure intende farlo un domani. Basta mettere un po' di informazioni a disposizione dell'intelligenza artificiale per avere l'omelia perfetta. Potrebbe essere magari una risorsa anche per voi. Allora, l'abbiamo utilizzata non tanto per l'omelia, ma anche
per fare determinate ricerche, perché l'intelligenza artificiale è un supporto. Io ricordo quando eravamo alle scuole medie, soprattutto elementari e medie, ci veniva richiesta la ricerca nell'enciclopedia. Io ricordo benissimo che le maestre, i professori ci chiedevano una ricerca, noi prendevamo l'enciclopedia e prendevamo gli appunti e copiavamo ciò che c'era scritto. Ma poi i professori ci chiedevano comunque qualcosa in più, una nostra riflessione, una nostra appunto empatia, entrare nell'argomento. Con l'intelligenza artificiale è così, non ci vuole niente a fare un copia e incolla, benissimo, si può fare anche l'omelia perfetta, ma se non ci metto del mio, allora posso utilizzare l'intelligenza artificiale come uno schema, ma poi devo sviluppare il mio pensiero, altrimenti è sempre una macchina, anche se dietro la macchina comunque c'è sempre l'uomo che immette i dati, infatti è importante verificare sempre le fonti. Don Arturo, la faccio chiudere. Recentemente il Parlamento europeo ha approvato una normativa sull'intelligenza artificiale mirando a proteggere appunto i diritti umani e promuovere l'innovazione. Le sembra sufficiente? Una buona strada? Allora, è l'inizio, perché è l'Europa che detta le leggi, detta questa legge, questa normativa, quindi tutti i paesi membri possono attingere da questa normativa. Noi appunto il giorno 17, come diocesi decidiale insieme all'Arcivescovo Raspandi, andremo in una scuola, al liceo classico decidiale, proprio per parlare di intelligenza artificiale e di appunto di normativa all'interno dell'Europa, perché è importante, come sottolinea il Papa, che ci sia un'etica, ma un'etica non solo nell'intelligenza artificiale, ma l'etica sia sempre in qualsiasi luogo dove noi viviamo. Grazie davvero come sempre Don Arturo, è stato chiarissimo, un abbraccio a lei e alla sua comunità, grazie davvero. Arrivederci.